oggi dobbiamo iniziare gli integrali doppi e tripli. Prima di fare gli integrali doppi e tripli, però, dobbiamo fare un altro argomento che è la matrice jacobiana. Allora, la situazione è questa qua. Noi abbiamo un'applicazione F da A a valori in Rm. A è contenuto in Rm. Noi abbiamo visto le funzioni di funzioni reali di una variabile, funzioni reali di più variabili. Stavolta vogliamo andare da Rn a Rm. Allora, chi sarà f di x? F di x sarà un vettore di Rm. E questo vettore possiamo indicarlo con f1 di x, fm di x, dove fj di x, fj è una funzione che va da a a valore in r, j è compreso tra 1 ed m, e queste si chiamano le funzioni coordinate di f. Ok? Quindi semplicemente, se la funzione invece di avere valori in r a valori in rm, invece di essere una funzione di più variabili, sono m funzioni di più variabili. La prima ci dà la prima coordinata, la seconda ci dà la seconda coordinata, e così via. È chiaro fino a qui? Non c'è niente di complicato. Questo, ripeto, sta in rm. Se la indichiamo complessivamente, la indichiamo ancora con f. Chiaro? Però, se, dal momento che sappiamo che f ha valori in Rm, f non ha una, ma ha esattamente m funzioni coordinate. Possiamo avere tanti casi, per esempio se m è uguale a 1, ritorniamo al caso precedente, cioè una funzione di n variabili. Possiamo anche avere il contrario, possiamo avere n uguale a 1 e m maggiore di 1. Se n è uguale a 1 ed m è maggiore di 1, allora f di t, t magari sarà compreso tra a e t, in questo caso l'intervallo lo prendiamo chiuso, chi sarà? F1 di t, fm di t. Quindi n, se è maggiore di 1, ci dà più variabili in partenza. M, se è maggiore di 1, ci dà più funzioni coordinate in arrivo. Chiaro fino a qui? Ok. Esempio, n uguale a 1. Se invece, per esempio, facciamo un altro esempio. N uguale 2 ed m uguale 3, allora noi avremo f per esempio di xy, due variabili, potremmo scrivere x1, x2, ma quando le variabili sono fino a 3 le indichiamo con xy, xy, z. Allora questa chi sarà? Sarà f1 di xy, f2 di xy, f3. Quindi semplicemente noi abbiamo una lista di m funzioni coordinate qua, si scrivono in verticale. Ogni funzione è funzione di n variabili, perché andiamo da Rn a Rm. Ok. Adesso diamo la seconda definizione fondamentale. Allora, prendiamo una funzione f da a contenuti in Rn a valori in Rn, x con 0 è un punto di a, a è un aperto. Allora, x con 0 in generale è uguale a x01 x0n. Vi ricordo, quando le variabili sono a n, dobbiamo
scriverle, non possiamo usare le lettere diverse perché non sappiamo quante ce ne vogliono. Lo 0 lo mettiamo in alto, non indica una potenza ma indica il punto, perché? Perché l'indice di coordinata del punto lo mettiamo invece in basso. Ok? Adesso noi cosa diciamo? Si dice questa situazione, si dice che F è differenziabile in x con 0 se e solo se per definizione esiste una matrice A appartenente a R M per N tale che F di X deve essere uguale a F di X con 0 più, vi ricordo questi stanno in RM, più A scalare X meno X con 0 più O piccolo della norma di X meno X con 0 in RN. Spieghiamo RN perché abbiamo usato le norme infinite 2, quindi non voglio che ci siano così. Questa è la normale norma, diciamo attuale norma euclidea di vettori in RN. Quindi se vedete, se ci riflettete un attimo, questa è la stessa definizione, o meglio, una piccola generalizzazione della definizione che abbiamo dato quando m era uguale a 1. Quando m era uguale a 1 qua cosa c'era? C'era un vettore. Perché un vettore? Perché è una matrice 1 per n, e quindi una matrice 1 per n è un vettore. Ok? Perché deve essere una matrice m per n? Perché questo vettore qua sta in Rn. Se questa matrice qua sta in Rm per n, quando vado a fare il prodotto scalare, scusate, qua va indicato meglio A di x meno x con 0, il prodotto riga per cosa. Quando vado a fare il prodotto righe per colonne, il risultato viene in Rn, quindi tutto torna. Nel caso di un vettore era proprio il prodotto scalare. Nel caso di una matrice è il prodotto righe per colonne. Oh, poi quello che avanzava, se vi ricordate, doveva essere una qualcosa di norma superiore a x, alla norma di x meno x con 0. Qualcosa di ordine superiore alla norma di x meno x. In questo caso è la stessa cosa. Ok? Allora, chi era, nel caso delle funzioni di una variabile, chi era? Allora, questo era un vettore, perché era una matrice 1 per n. E questo vettore chi era? Lo ricordate? Era il gradiente della funzione. Allora, chi è A? Quindi osservazione, se f è differenziabile in x con 0, implica che A chi è? R è il gradiente di F1 nel punto X con 0, gradiente di Fm nel punto X con 0. Questi gradienti vanno messi per riga, perché quando voi nel caso unidimensionale facevate il prodotto scalare tra il gradiente, i vettori si mettono per colonna. Però quando fai il prodotto scalare tra il gradiente x meno x con 0, x meno x con 0 sta per colonna e l'altro devi fare il trasposto, quindi il trasposto di una colonna diventa una riga. Quindi qui non ci va altro che, non ci vanno altro che i gradienti, questo è facile da verificare, non ci vuole niente. Ok? Non lo facciamo per non perdere tempo, ma è un esercizio piuttosto. Se F è differenziabile in x con 0, qua devono uscire i gradienti. Ma chi sono questi gradienti? Sono
df1 in dx con 1 x con 0, df1 in dx con n x con 0, dfm in dx con 1 x con 0, dfm in dx con n nel punto x con 0. E vedete che è una matrice m per n, vedete? Le funzioni sono m, le variabili sono m, cioè sono tutte quante le derivate parziali. Ovviamente l'esistenza di queste derivate parziali non indica la differenziabilità, se vi ricordate era già vero per le funzioni di una variabile, però se è differenziabile devono esistere tutte le derivate parziali, tutte le funzioni, e la matrice A deve risultare la matrice delle derivate parziali prime. Quante sono queste derivate parziali prime? Sono m per n. Perché? Perché le funzioni di n variabili sono n, e quindi ciascuna di esse ha n derivate, una rispetto a ogni variabile. Come vedete, questa è una matrice che sta in R n per n, ed è quella giusta. Quindi qua non vi potete confondere righe e colonne, perché questa qua la devo moltiplicare per un vettore colonna che sta in Rn, e allora qua deve avere n colonne, e quindi il gradiente di F1 va per righe, il gradiente di F2 va per righe, il gradiente di Fn va per righe. Non è possibile scambiarlo in un altro modo, se lo quando vado a fare il prodotto non mi trovo. Questa matrice, per brevità, si chiama matrice jacobiana di F in X con 0. Matrice jacobiana o giacobiana. Quindi chi è la matrice jacobiana? È la matrice delle derivate prime. Ma le derivate prime hanno un vettore? È quando abbiamo una funzione a valore in R. Ma se la funzione a valore in R è M, le funzioni sono M e le derivate sono M per N e sono matrici. Quindi la matrice jacobiana può essere un vettore riga, può essere un vettore colonna, può essere una matrice che non è, diciamo, che ha più dimensioni. Quando è che è un vettore riga? Quando m è uguale a 1 ed è quando ho una funzione. Quando è che è un vettore colonna? Quando m è maggiore di 1 ma n è uguale a 1. Quindi io ho una, quella che poi chiameremo una curva, cioè una funzione da R a valori in R. La curva sarà una funzione da un intervallo di R a valori in R. Ok? Quindi questo, abbiamo aggiunto questo concetto alla nostra lista. Ora, per verificare che una funzione sia differenziabile, come si fa secondo voi? È molto semplice. Una condizione sufficiente, che è quella che a 99 volte su 100 andiamo a considerare, è che la funzione è C1. Quando parlo di funzione, siccome sono n funzioni coordinate, devono essere tutte C1, almeno intorno del... Per qual motivo? Se vi ricordate, il teorema differenziale totale, se una funzione è C1 in un intorno del punto, allora la funzione è differenziabile. Allora, se le funzioni sono m, tutte le componenti, una funzione è differenziabile se sono, se tutte le sue componenti sono differenziabili. Qua è ovvio, no? Questa qua quando la posso scrivere? La prima componente è, diciamo, f1 di x con 0 più gradiente di f1 per x meno x con 0, e quello che avanza è o piccolo di questo. Lo fate componente per componente, fate la somma e ottenete questo. Quindi se sono tutte quante differenziabili, anche la f è differenziabile. E viceversa, se la f è differenziabile, chiaramente tutte le componenti devono essere differenziabili.
Quindi dire che una funzione è differenziabile, una funzione a valore in Rn, è facile. Significa che tutte le componenti sono differenziabili. Cioè, una condizione sufficiente per avere questo è che tutte le componenti siano di classe C1, sempre per il tempo del differenziato. Ok? Dobbiamo operare con la differenziabilità perché se, diciamo, ripeto, se pretendo solo il fatto che la funzione sia derivabile o le varie componenti siano derivabili nel punto, magari le componenti stesse non sono neanche continue nel punto, se vi ricordate gli esempi che abbiamo fatto un mesetto fa. Quindi ci vuole, per poter fare raggiungere le mie conclusioni, ci vuole la differenziabilità. Okay. Adesso però cosa possiamo fare? Avendo posto la notazione in maniera opportuna, possiamo andare a considerare l'analogo in più variabili del teorema di derivazione della funzione composta in una variabile. Cioè, questo lo chiameremo teorema di differenziazione della funzione composta. Allora, noi abbiamo questa situazione qua. Abbiamo f da A in Rn. A è un aperto di Rn. Poi abbiamo che f di A è contenuto in B, che è un aperto di Rn. E poi abbiamo, quindi abbiamo f che va da A a valore f di A, che è contenuto in B. Poi abbiamo G che va da Rm a Rk. Allora, supponiamo che F sia differenziabile nel punto x con 0 appartenente ad A e G sia differenziabile in F di x con 0 che sta in B. Queste sono le ipotesi. Qual è la tesi? Allora, innanzitutto G composto F da dove va? Va da A a valori in Rk. Questa funzione risulta differenziabile in x con 0. Inoltre, lo jacobiano di G composto F calcolato in x con 0 è uguale, questa deve essere una matrice, vediamo se ci avete capito qualcosa. Quante righe e quante colonne c'ha? Da dove va G composto F? Va da A che sta in Rn a Rk, quindi questa matrice deve essere? No, K per N. K per N, vi ricordate quando andavo da Rm, da Rn a Rm, la matrice era M per N. Allora, questa qua deve essere uguale allo jacobiano di G calcolato in F di x con 0 per lo jacobiano di F calcolato in x con 0. Ora, questa è una matrice M per N, questa è una matrice K per N, e vedete che le cose tornano. Se vi sbagliate tra le righe e colonne, le cose non tornano più. Quindi, innanzitutto, non ci si può sbagliare con l'enunciato. Qua, naturalmente, questo enunciato va dimostrato. Non è che, siccome le cose tornano formalmente. Chiaro? Okay. Allora, andiamo a fare la dimostrazione.
osserviamo allora, ricordate che se io faccio V scalare V doppio, questo è minore o uguale in valore assoluto di norma V doppio, questo è lo scifas, giusto? Allora, andiamo a vedere chi è AV. Quando io faccio A per V, prodotto righe per colonne, questo è il vettore colonna che è dato dalla prima riga di A scalare V diciamo. Allora, i vettori sono colonna. Formalmente ci devo mettere la trasposta perché la riga è riga, no? Quando lo scrivo come vettori, i due vettori di cui faccio il prodotto scalare devono essere tutti e due colonne. Ho qua la matrice A, la prendo M per N. E questo lo prendo in R. Però vale ogni volta, cioè anche se qua per esempio fosse K per N. Ora, quando io vado a fare la norma di AV al quadrato, chi devo fare? Devo fare la somma per J che va da 1 a M del prodotto scalare di la riga JS messa per colonna con V dei componenti modulo 4. Ma questo è minore o uguale della somma del J che va da 1 a M di norma di A di J modulo 4 per norma di V 4 per così fare. Ma questo lo posso scrivere come norma V4, lo posso portare fuori. Allora qua posso mettere somma del J che va da 1 a M di norma di A di J quadro, ma questo non è altro che qua è per. Questo non è altro che norma di V quadro per la somma per I che va da 1 a M a N o per H che va da 1 a N per J che va da 1 a M di A J H modulo 4. Per quale motivo? Cos'è la norma della riga Iesi? Jesi è la somma degli elementi in modulo 4 che stanno sulla riga Jesi. Poi devo fare la somma sulle colonne, quindi alla fine mi viene la somma di tutte le entrate della matrice in modulo 4. Alla fine il dettaglio mi interessa fino a un certo punto. Quello che mi interessa è che questa è una costante che dipende da A, cioè A è fissa, no? Quindi questa qua non è altro che una costante. Quindi cosa possiamo dire? Che quando io vado a fare la norma di AV, questa, anzi questa costante chiamiamola C quadro, quindi la norma di AV quadro è minore uguale di CA quadro per norma di V quadro, quindi estraendo la radice qua viene minore uguale di CA norma. Cioè quando voi prendete un vettore e lo moltiplicate per la radice fissa, il vettore lo fate variabile, quello che ottenete è, si può maggiorare con la norma di V
per una costante fissa che dipende solo da A. Quindi quando moltiplicate Q per A, la lunghezza del vettore che ottenete, del vettore immagine, non può, quando fate questo diviso norma V, questo diviso norma V, non può superare CA. Ok? Mi calcolo CA, magari CA è 10, se V era lungo al massimo 3, AV deve essere lungo al massimo 3. È chiaro fino a qui? È una cosa semplice. Benissimo. Questa è un'osservazione. Adesso andiamo a dimostrare il nostro risultato. Qui abbiamo una bellissima riga lunga lunga qua, anzi forse anche tu ci esci, per dimostrare il nostro risultato. Dimostrazione. Allora, andiamo a fare G di f di x. Ok? Allora io che cosa so? So che questo è uguale a g di f di x con 0. Fisso il punto x con 0, perché ho fissato il punto f di x con 0. Più lo jacobiano di G calcolato in f di x con 0, che moltiplica f di x meno f di x con 0 più o piccolo di norma di f di x meno f di x con 0 norma in R. Questo lo so perché non è altro che la definizione di differenziabilità di G nel punto f di x con 0. Okay. Adesso cancelliamo questa lavagna, lascio soltanto questa informazione scritta qua in basso a sinistra. A sostituire, quindi che cosa ho? Io poi cosa so? So che f di x è uguale a f di x con 0 più un po' più lo jacobiano di f calcolato in x con 0 moltiplicato x meno x con 0, lo 0 lo mette sempre. No, mi sono sbagliato perché lo 0 lo mette sempre in alto. 0 0 0 0 0 e 0 più o piccolo di norma x meno x con 0 in Rn. O qua scriviamo Rm e qua scriviamo Rn. No, il mio grido è in Rn. Ok, beh, allora posso andare a sostituire la serie. Quindi innanzitutto andiamo a fare portare questo a sinistra, quindi questo è uguale a questo prima ancora di sostituire. Allora, quando passo alle, se non ci metto le norme va bene, ma se ci metto le norme questo è minore o uguale
costante che dipende dallo jacobiano di f in x con 0, perché vedete, io cosa faccio? La norma di questo lo maggioro con la norma di tutto questo pezzo qua, ma la norma di tutto questo pezzo la posso maggiorare con la disuguaglianza triangolare. Faccio la norma del primo più la norma del secondo. Allora, la norma del primo lo posso scrivere così: ok? Quindi abbiamo un pezzo che è la norma in Rn per una costante, controllato da la norma in Rn per una costante, e un altro pezzo che è addirittura di ordine, allora quella quando x tende a x con 0, quella norma tende a, la norma della differenza tende a 0. E se x tende a x con 0, che significa? Esattamente che la distanza di x e x con 0, cioè la norma di x meno x con 0, tende a 0. Quindi questo è un infinitesimo per x che tende a x con 0 del primo ordine, questo è un infinitesimo di ordine superiore. Adesso andiamo a sostituire qua dentro. Io che cosa ho? G di f di x è uguale a g di f di x con 0 più lo jacobiano di g calcolato in f di x con 0 moltiplicato a f di x meno f di x con 0. Ma io vado a sostituire, qua mi viene per lo jacobiano di f calcolato in x con 0 per x meno x con 0 più o piccolo di norma x meno x con 0. Più c'era o piccolo di questa roba qui. Quindi devo scrivere o piccolo di tutto questo pezzo qua. Questo di ordine più basso.
Quindi di ordine superiore a questo vuol dire di ordine superiore a primo. E fine. Che cosa ho dimostrato? Esattamente quello che volevo dimostrare. Cosa volevo dimostrare? Chi era questo? Questo era g di f di x, se vi ricordate. Io che cosa ho dimostrato? Che g di f di x è uguale a g di f di x con 0 più una matrice k per n. Che, qual è la matrice k per n? Il prodotto dello jacobiano in f di x con 0 di g in f di x con 0 lo jacobiano di f in x con 0 per x in x con 0 più un termine di ordine superiore. Quindi questo è il vero. Tra l'altro, come avete visto, è un pochino più lungo per quanto riguarda le notazioni, però se ci andate a fare caso è anche leggermente più semplice della dimostrazione del teorema di derivazione della funzione composta in analisi, no? Se vi ricordate. Quindi come si fa il differenziale di un'applicazione composta? La matrice jacobiana di un'applicazione composta si fa, allora, la funzione è di, la composizione di due funzioni differenziabili è differenziabile, cioè ci vuole di partenza f sia differenziabile x con 0 e g sia differenziabile in f di x con 0, allora g composto f sia differenziabile x con 0. Ma poi per capire com'è fatta bisogna sapere la matrice jacobiana. Come è fatta la matrice jacobiana della funzione composta? Regola della catena, esattamente la stessa regola della catena di analisi, solo che quando facevate la regola della catena di analisi 1 dovete fare g' di f di x con 0 per f' di x con 0. Qua dovete fare lo jacobiano di g in f di x con 0 per lo jacobiano di f di x con 0. Cambia qualche cosa? Sì, cambia che queste sono matrici e questo è un prodotto righe per colonne, ma non ci si può sbagliare, perché questa è k per m e questa è m per n. Se vi sbagliate righe, colonne e altre cose, alla fine non vi trovate più con le dimensioni. Quindi questo è un questo qua si chiama jacobiano della funzione, diciamo differenziabilità della funzione comune, ok? Il calcolo della jacobiana della funzione comune. Ok, andiamo a vedere delle applicazioni. Andiamo a vedere le applicazioni. Allora, una è un richiamo, non è un'applicazione. Andiamo a prendere questa funzione qua, chiamiamola f di x uguale, per esempio, integrale tra 1 e x del tra 0 e x del coseno di t in dt. Quando fa f grande primo di x? Allora, qua uno dice vabbè, la calcolo, questo è seno di x meno seno di 0, seno di x meno seno di 0 fa seno di x, la derivata di seno fa coseno di x. C'è un altro modo di calcolarlo? Se f di x è l'integrale tra 0 e x di f piccolo di t, chi è f grande rispetto a f piccolo? La funzione è integrale. Cosa dice il teorema fondamentale del calcolo integrale? Che la derivata della funzione integrale è la funzione integranda calcolata. Quindi se io qua per esempio ci metto questo integrale, non lo so fare più, però è un integrale tranquillissimo che diciamo non lo so fare esplicitamente, ma f grande primo di x chi è? Coseno di x fratto 1. Ok?
andiamo a modificare un po' la situazione. Se adesso vado a fare l'integrale tra 0 e x quadro del coseno di t, e questa la chiamo f di x, di f grande primo di x, non è coseno di x quadro, cioè c'è il pezzo con coseno di x quadro, ma poi che ci manca? 2x. Ah, qua è facile da vedere perché questo qua si calcolava esplicitamente, quindi questo era seno di x quadro meno seno di 0 che fa 0. Quando derivi seno di x quadro devi fare la derivata della funzione opposta, quindi c'è il coseno di x quadro per 2x. Allora, ma come si può vedere questa cosa? Allora, beh, io so che se io ho la funzione che ha u associa l'integrale tra 0 e u del coseno di t, e questa la chiamo f grande di u, la derivata di f rispetto a u, diciamo calcolata in u, è uguale a coseno di u. Ma se poi io adesso scrivo che u di x è uguale a x quadro, se io devo fare la derivata di f rispetto a x, come si fa questa derivata? Questa è f di u di x rispetto a x. Come si fa? Si fa la derivata di f rispetto a u calcolare u di x per un primo di x, nella fattispecie viene x. Chiaro fino a qui? Quindi questo è un semplice, ancora non c'entra lo jacobiano, una semplice applicazione del teorema della funzione, derivazione della funzione composta di una variabile. Allora, vediamo un po'. Andiamo a considerare 4 l'integrale da 0 e x quadro del coseno di t fratto 1 più t quadro del dt, e questa la chiamo f di x. O meglio f di u di x, insomma la funzione è composta tutta qua, la chiamo f di x. Adesso chi è f grande primo di x? Qua quando ho scritto la cosa sotto la f grande devo chiamare g grande, perché poi la f era la composta. Chi è f grande primo di x? Vediamo se avete capito. Cos'è coseno di x fratto 1 più x quadro per la derivata? Allora, coseno di x fratto 1 più x quadro per la derivata. Per? Quanto? Scusate, coseno, scusate, sbagliato, di x quadro fratto 1 più x alla quarta per 2x. Cioè al posto di t devo mettere x quadro e poi devo fare la derivata di x quadro. È come se io avessi che f di x è g di u di x, dove g di u è uguale all'integrale tra 0 e u del coseno di t fratto 1 più t quadro, e invece u di x
è uguale a x quadro. Allora, quando andate a fare derivare la funzione composta, dovete fare g' di t in u di x, ma u di x è x quadro, quindi qua viene coseno di x quadro per 1 più x quadro al quadrato fa x alla quarta, e poi dovete fare u' di x, u' di x fa 2. Chiaro? Ok. Va bene fino a qui? Ecco, adesso andiamo a complicare leggermente la situazione. Anzi, non andiamo a complicare niente perché ancora non ci abbiamo integrati più. Lasciamo stare la cosa così come sta. Facciamo una pausa e poi andiamo a introdurre.